Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Dopo aver visualizzato le build dei miei personaggi principali, o comunque del mio team principale composto da Cloud, Tifa e Barrett, oggi ci ritroviamo ancora su Final Fantasy VII Rebirth perché vi parlerò di un altro dei personaggi che in questo gioco mi ha fatto divertire dal punto di vista di utilizzatore. Quindi, utilizzando il personaggio in questione, mi sono veramente molto divertito ad utilizzare, e ho cercato anche di costruire attorno al playstyle di questo personaggio una build che potesse in un qualche modo aiutarmi e soddisfarmi nel utilizzare il personaggio nel mio modo di giocare, quindi nel mio playstyle. A me piace tanto la mi piace tanto poter giocare sia a distanza che ravvicinato. Ecco perché Cloud reputo sia appunto il personaggio, diciamo, migliore di questo gioco, perché lo hanno veramente migliorato tanto dal punto di vista fisico e anche dal punto di vista ranged, quindi mi piace molto utilizzarlo. E c'è un altro personaggio che, così come Cloud, mi ha permesso di divertirmi tanto da questo punto di vista, e questo personaggio non è niente proprio di meno che Yuffie. Quindi andiamo a vedere il personaggio di Yuffie. Personaggio di Yuffie che, così come Cloud, mi permette di poter giocare a distanza e anche ovviamente ravvicinata grazie al suo Shuriken, perché come abbiamo potuto vedere nel gameplay del remake, o comunque di Intergrade in questo caso, sappiamo che Yuffie lancia lo Shuriken e utilizza le magie, mentre invece quando riprende lo Shuriken effettua attacchi fisici, e questo ci consente di giocare praticamente un po' come Cloud, quindi sia a distanza che ravvicinata. Andiamo a vedere l'equipaggiamento in generale della mia Yuffie. Prima di tutto partiamo dal presupposto che in questo momento sto utilizzando la croce di cristallo, perché devo fare praticamente l'apprendimento dell'ultima tecnica di Yuffie. Quindi sto utilizzando, diciamo, quest'arma perché appunto sto apprendendo ancora la tecnica, diciamo, la tecnica finale. Infatti, se vedete, ho praticamente tutti tutte le abilità già apprese, tranne ancora questa qui che mi manca veramente uno spicchio, perché devo fare praticamente l'ultima volta l'attacco dispersione caricato almeno al terzo livello, e poi sicuramente apprenderò questa tecnica. Yuffie, a differenza di tutti gli altri personaggi, ovviamente non consiglio di prediligere l'attacco fisico e l'attacco magico, cioè nel senso o uno o l'altro. Il consiglio che vi do è utilizzare lo Shuriken di Fuma, che è probabilmente lo Shuriken più equilibrato, anche perché gli altri, come potete vedere, sono leggermente sbilanciati da una parte e dall'altra, a parte lo Shuriken crociato, che è 95 ed effettivamente potrebbe essere una soluzione anche meglio dello Shuriken di Fuma. Quindi sì, effettivamente lo Shuriken crociato, non l'avevo notata questa cosa, la sto notando adesso con voi. Però sì, a questo punto lo Shuriken crociato è sicuramente l'arma migliore per Yuffie, proprio perché vi consente di ottenere un bilanciamento tra attacco magico e attacco fisico, anche perché vi ricordo appunto che Yuffie gioca benissimo sia da lontano che da vicino, quindi avere la possibilità di sfruttare bene sia gli attacchi a distanza che gli attacchi ravvicinati vi tornerà sicuramente utile. Va bene, facciamo finta che io in questo momento ho equipaggiato lo Shuriken crociato, perché tanto alla fine gli slot materia sono praticamente identici, ovvero i primi 4 linkati, quindi a 2 a 2, e poi gli ultimi 2 spaiati, quindi nessun tipo di problema. Mentre invece questa croce di cristallo, come potete vedere, è molto sbilanciata dal punto di vista fisico, cosa che ovviamente non mi interessa, perché, ripeto, con Yuffie si giocherà in entrambi i modi, quindi arma consigliata sicuramente lo Shuriken crociato. Per quanto riguarda la protezione, sto utilizzando una fascia di Varvados Plus, anche perché sto cercando di non modificare gli equipaggiamenti tra i vari personaggi.
in teoria, se dovessi utilizzare un accessorio, comunque un equipaggiamento, sicuramente darei o una tutela dei cetra o comunque un'armilla dei cetra, che sono praticamente le armi o comunque gli equipaggiamenti in questo caso più forti del gioco. Solo che equipaggiandoli a Cloud e a Barrett non voglio togliere quegli equipaggiamenti ai personaggi, anche perché poi dovrei ricordarmi come inserire le materie, quale materia inserire, eccetera eccetera. Quindi preferisco fare comunque tutti i personaggi diversi, cercando ovviamente di sfruttare il più possibile gli spazi a disposizione, inserendo poi le materie che reputo essere più utili e più interessanti in assoluto, e quindi cercare poi di gestire al meglio la situazione. In questo caso come accessorio sto utilizzando un orecchino accurato, che comunque verrà cambiato successivamente, vi spiego anche il perché, in quanto al momento ho uno slot materia, diciamo, occupato, nel senso che avendo una materia di livello più basso, io ho affiancato una materia elevatrice per aumentare il livello di questa materia, che comunque utilizzo come materia principale, quindi mi serve necessariamente avere questa materia di livello alto, perché è proprio la base su cui ho costruito praticamente gli uffi, e quindi per il momento utilizzo l'orecchino accurato, che sostituisce la materia accurata in modo tale da permettermi poi di poter parare gli attacchi, diciamo non propriamente a tempo ma anche leggermente prima, dandomi la possibilità comunque di fare una parata perfetta. Quindi diciamo che per il momento è una situazione opzionale, ma adesso ve lo farò vedere quando andremo a vedere le materie. Infatti, per quanto riguarda le materie in questo caso di Yuffie, abbiamo la materia oscurante, che è sicuramente il punto focale di questa build, perché essendo Yuffie comunque un altro di quei personaggi principali, Cloud è un personaggio multielementale che riesce a fare danni con più elementi, mentre invece Yuffie in questo caso ho utilizzato la materia oscurante perché mi permette comunque di ridurre i miei PV ma ottenere potenza in più, quindi mi consente praticamente di essere più forte. È una build, diciamo, un po' che va, come dire, ad intaccare la mia vita, ma Yuffie, essendo molto veloce, molto rapida, e ha comunque una possibilità, che poi ovviamente vi farò vedere qui all'interno della build, di non morire fondamentalmente, mi consente comunque di poter sfruttare questo suo meccanismo di oscurità. Quindi un po' come Dark Cecil, se vi ricordate un po' Final Fantasy 4, praticamente qui è la stessa cosa, ovvero il potere delle tenebre che a costo dei miei PV mi consente di essere più forte. E come potete vedere, come vi ho detto poco fa, ho utilizzato la materia elevatrice per portarla già a livello 3. Quindi avere comunque una buona potenza già del 15% in più, a differenza di un solo 10% che era un po' scarseggiante, mettiamola così. Mentre invece in questo caso abbiamo un 15% che è comunque molto buono, mi consente comunque già di vedere una differenza per quanto riguarda ovviamente i danni che si fanno all'interno della battaglia, e quindi mi sta bene così. La materia elevatrice, nel momento in cui la materia oscurante arriverà livello massimo, verrà sostituito ovviamente da quella accurata, quindi dalla materia accurata, no? Dove posso fare le parate e quindi diciamo gestire poi la situazione in maniera completamente diversa. Successivamente materia vitale, ovviamente per aumentare gli HP il più possibile di Yuffie, che comunque ne utilizza parecchi per diciamo ottenere, no? Il bonus della sua forza, mettiamola così. La materia trincerante, che è utilissima per poter accumulare ATB quando si parano i colpi. La materia propizia, che qui è una novità in realtà, perché la fortuna è direttamente collegata ai critici, quindi avere tanta fortuna mi consentirà di ottenere più critici, e ovviamente ottenere più critici per me è sempre accomodante, soprattutto con la questione dell'utilizzo della materia oscurante. Quindi mi serve fare molti danni, mi serve aumentare la fortuna per tentare di fare critici, per ovviamente ridurre i tempi del combattimento in generale, perché altrimenti consumerei troppi PV,
poi dovrei restare lì a curare, eccetera, eccetera. Mentre invece, se riusciamo a fare tanti danni subito, anche critici, posso in un modo o nell'altro gestire la mia situazione al massimo. Un'altra materia vitale, anche perché comunque ho dato fondamentalmente circa due materie vitali a testa a tutti i personaggi, perché ovviamente aumentare gli HP è sempre una cosa positiva all'interno di sto gioco, perché poi soprattutto in modalità difficile sapete benissimo che non si possono utilizzare gli oggetti, quindi bisogna in un modo o nell'altro cercare di avere un buon numero di HP e poi saper giocare bene le proprie carte. La materia statica, che mi sblocca praticamente Sisma, che ancora purtroppo non sono riuscito a portare su perché ne ho utilizzata poca, ma vi posso dire che la materia statica che sblocca la materia Sisma, Sismara, Sismaga, è veramente tanta roba. È veramente tanta roba, soprattutto se la collegate con una materia immunizzante, vi consente anche di resistere allo status pietre e pietrosi, che alcuni nemici vi infliggono e che possa essere veramente fastidiosa. E senza oggetti, senza panacee, senza aghi dorati, eccetera, eccetera, è veramente un dito lì dove non batte il sole. Quindi avere una resistenza a pietre e pietrosi è comunque una cosa che non dico consiglio a tutti, ma vi dico di tenerla a mente, perché potrebbe in alcune situazioni salvarvi la vita. Senza considerare il fatto che lo status pietra può essere inflitto ai nostri avversari, e infliggere lo status pietra ai nostri avversari è comodissimo dal punto di vista appunto per poterli shottare praticamente, perché poi con lo status pietra voi li shottate. È un peccato è un peccato, ma è anche logico il fatto che la materia statica non possa essere collegata con una materia elementale all'arma, perché fare danni pietra e quindi permettere praticamente di paralizzare il vostro avversario con attacchi normale sarebbe stato troppo bello. Sarebbe stato veramente troppo troppo bello, sarebbe stata una strategia rottissima, però purtroppo non funziona, quindi mettiamoci il cuore in pace. Successivamente ho la materia risvegliante con quella riducente, che consuma ovviamente il costo dei PM della materia associata, con risveglio. Perché questo? Perché ovviamente, come vi ho detto prima, Yuffie consumerà diversi HP grazie alla tecnica oscurante, quindi mi serve comunque un'assicurazione sulla vita, mettiamola così, in modo tale che io possa, diciamo, sfruttare il pieno potenziale della materia oscurante senza però rimetterci le penne. Quindi avere risveglio e magari con un colpo di sfortuna subire un danno particolare mi consentirà fondamentalmente di ritornare in vita e quindi poter un attimo gestire la situazione in modo diverso, così magari con un altro membro del party riesco comunque a curarmi, riesco comunque a ritornare a pieno regime e ricominciare ovviamente la mia strategia offensiva. E poi una materia e poi un collegamento elementale ardente per resistere agli attacchi di fuoco, quindi avere comunque la possibilità di avere l'immunità a quanto pare degli attacchi fuoco, dato che comunque ci sono tanti avversari all'interno del gioco che sfruttano l'elemento del fuoco per fare danno, diciamo che almeno quelli io posso tenerli a bada, perché ovviamente ragazzi, perdendo HP, facendo comunque un sacrificio di vita per fare più danni, devo necessariamente gestire almeno uno degli elementi. Non posso mettere ovviamente la materia elementale con tutti gli elementi di gioco. Potrebbe essere carina l'idea di mettere magari una crio incendiaria in questo caso, per quanto riguarda la materia elementale, ma siccome io la crio incendiaria la uso su Cloud per fare danni su Cloud, non mi sento di cambiare queste materie, anche perché ripeto, sto cercando di mantenere tutti i personaggi con un set di materie precise per evitare di doverle cambiare o comunque di doverle alternare man mano che poi devo sostituire i personaggi, così sono già tutti buildati, sono già tutti pronti e sono tutti funzionali sempre e comunque, senza bisogno di dover ogni volta ricordarsi quale materia utilizzare e quali no. Quindi cerco di adattarmi il più possibile alla situazione in generale. E quindi in questo caso preferisco avere comunque un'immunità al fuoco, che è uno degli elementi più comuni dei nostri nemici, e poi invece gli altri elementi, ahimè, purtroppo subirli, ma così come subisco gli elementi, subisco anche gli attacchi, quelli fisici, quelli magici, quindi diciamo che ho una minima protezione, ma che ovviamente devo essere anche capace io di sfruttare nel migliore dei modi possibili.
Detto questo, andiamo a vedere un po' come è strutturata la nostra Yuffie dal punto di vista tattico. Dal punto di vista tattico, le abilità che io utilizzo prevalentemente sono la materia l'attacco vorticante, che mi consente praticamente di attaccare con lo shuriken e fare un vortice di elemento vento, in questo caso, che attira i nemici circostanti, che sarà uno dei motivi in cui vedremo le prerogative di Yuffie. L'Ars Belly, che è molto comodo per mandare in stremo o comunque per mandare, diciamo, in tensione gli avversari, dove appunto abbiamo la possibilità di sferare un feroce attacco che potenzia gli attacchi offensivi successivi, e questa in combinazione con diciamo la materia oscurante, quindi la possibilità di effettuare danni tramite il sacrificio dei nostri PV, diventa ancora più forte. Sdoppiamento, che è la tecnica mia favorita di Yuffie, dove praticamente Yuffie si sdoppia e quindi voi avrete due Yuffie che fanno lo stesso attacco al prezzo di una. È molto forte questa combo, soprattutto molto forte questa tecnica, che praticamente fa le stesse cose che voi fate con la vostra Yuffie, quindi doppio danno con massimo risparmio. Veramente veramente comoda come tecnica, e io la reputo essere fortissima. E poi ho messo dispersione con L1 più X, semplicemente perché devo apprenderla, ovviamente per una questione poi di magari praticità. Al posto di dispersione effettivamente potrei mettere direttamente oscurazione, in modo tale che così posso, diciamo, subito utilizzare l'effetto oscurante e poi, diciamo, fare danni il più velocemente possibile, quindi avere la possibilità di strategizzare al meglio le mie possibilità. Successivamente, per quanto riguarda l'espansione delle armi, vi ricordo che la croce di cristallo non è l'arma che comunque consiglio per Yuffie, anche se ha delle prerogative che non sono niente male. Infatti abbiamo PV più 200, che è comunque comodo per questa tipologia di Yuffie. Attacchi sinergici più, che così mi permette di fare il 10% di danni in più tramite gli attacchi sinergici, e poi abbiamo danni vento e tuono del 10% in più. Questo perché? Perché ovviamente in base alle tecniche ninja che voi volete utilizzare, avrete il vorticante che comunque prenderà il 10% di danni vento, e poi tecnicamente danni tuono se utilizzate il ninjutsu di tuono, quindi date comunque un elemento alla vostra arma e vi consente poi successivamente di fare danno, anche se in realtà lei dovrebbe avere come, diciamo, come prerogativa, forse, non mi ricordo se ce l'ha nello shuriken crociato, il danno fuoco, perché lei comunque può fare il ninjutsu infuocato, praticamente prendere l'elemento fuoco nella sua arma e quindi avere comunque quei danni in più. Vediamo effettivamente qui com'era combinato. Ecco, incrementa abilità delle armi, ecco, danno fuoco, che questo è molto molto comodo, perizia shuriken, che potrebbe essere figo. Ecco, il bonus ATB a inizio battaglia. Ok, questi direi che possono essere ottimi per quanto riguardano le prerogative dello shuriken incrociato. Bonus ATB, giustamente per poter magari fare subito la tecnica oscurante e iniziare a fare più danni. Danni fuoco, perché il ninjutsu di fuoco è quello, diciamo, migliore per Yuffie. E poi abilità delle armi e PV massimi, che sono molto comodi in qualsiasi situazione, però per il momento utilizzeremo questi. Infine, non credo che ci sia altro da dover dire per quanto riguarda il personaggio, quindi farò uno showcase, vi farò vedere un po' come utilizzo io la mia Yuffie, per farvi vedere un pochettino come poterla gestire in campo, e poi ovviamente sarà a voi decidere se seguire anche questa build. Tra l'altro vi ringrazio anche per la fiducia e per i complimenti che mi sono stati fatti per gli altri video build. Non pensavo
potessero esserne, diciamo, potessero esserci appunto potesse esserci bisogno di questi video build, però mi fa piacere che comunque condividendoli ho trovato un buon responso da parte di quelli che mi seguono o che comunque mi stanno cominciando a seguire anche per questo motivo. Detto ciò, vi lascio lo showcase di Yuffie, vi ringrazio ancora per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato utile e noi come sempre ci becchiamo alla prossima, bye bye. やるじゃん、よっ、やいじゃん。